ragazzi, bentornati nel canale. Oggi video tutorial. Se vi piace l'idea, seguite questo video e mi raccomando, non dimenticate di cliccare mi piace se vi è piaciuto il video, di condividere questo video con tutti i bambini del mondo e iscrivetevi al canale per seguire me, Alice e Adriano. Un bacio a tutti, ciao da Crafty Mari. Andiamo a fare una cosa molto ma molto semplice. Prendiamo una confezione di amido di mais, mettiamone un po' e poi aggiungiamo poco per volta, un po', non assaggiare, un po' di crema. Scusate il rumore. E andiamo a lavorare piano piano. Andiamo a lavorare, Adri? Cominciamo a lavorarla, ancora ce ne vuole, non c'era la dose esatta, si fa un po' a occhio, ok? Quando è pronta le vostre mani saranno pulite. Come? Certo, perché diventerà un panetto modellabile. Come un panetto? Modellabile. Allora, mi sono spostata qui perché i bambini sono andati a lavarsi le mani perché erano tutti impastati. Continuiamo a fare la nostra palletta aggiungendo altra farina di mais. Allora, dopo aver sporcato tutta la cucina, essermi impastata le mani, sicuramente non è facile come fare il pane in pasta, siamo riusciti ad ottenere questo panetto ed è morbidissimo, liscio come la seta ed è veramente super profumato. Quindi questo esperimento è riuscito. Adesso io spezzo questa pasta modellabile, ne do metà ad Alice e metà ad Adriano e loro oggi si divertiranno a utilizzare la pasta modellabile fatta in casa con solo due ingredienti. Io vi ricordo che ho usato due creme, ma semplicemente per aggiungere un tocco di profumo alla mia pasta modellabile, e adesso i bambini si divertiranno. Possiamo anche colorare questa pasta modellabile, che è liscissima e molto bianca, con i colori alimentari. Per cui buon divertimento a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao, salutate bambini. Ciao. Ok ragazzi, siamo qui, la nostra pasta modellabile è bellissima, è sofficissima, ha un profumo incantevole e i miei bambini ci giocano tutto il giorno tranquillamente. Quando vogliamo conservarla la mettiamo dentro un foglio di pellicola e la conserviamo, quando vogliono rigiocarci ci giocano, quando si asciuga ne rifacciamo un'altra, è semplicissimo, divertente, un po' ci sporchiamo e vi raccomando non vestitevi di nero come ho fatto io perché sembro una panettiera. Comunque, un saluto a tutti i panettieri d'Italia perché fate un lavoro meraviglioso, create il cibo più buono che possa esistere al mondo. Adesso noi vi salutiamo, se vi è piaciuto questo video vi invitiamo a mettere un mi piace, scriveteci nei commenti se vi piace questa tipologia di video, così ne faremo degli altri, faremo degli esperimenti di tutte le paste modellabili o di tanti lavoretti che troviamo su Pinterest e vediamo se funzionano o meno. Questo è funzionato alla grande, iscrivetevi al nostro canale se vi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Adesso mettiamo i colori alimentari così i bambini si divertono a giocare con tutti i colori. Ragazzi, condividete questo video se vi piace a tutti i bambini che conoscete. Un bacio a tutti da Crafty Mari, ciao! Da Crafty Adri e da Crafty Alice, ciao!